culo, sono di nuovo qua a fare una ricetta fallimentare. La tarte tatin. Tarte tatin? Insomma, con nome. Tarte tatin, cipolle gorgonzola, vista da un tipo, giurami che non ti incazzi se non ti nomino, ma sinceramente non me lo ricordo. Ero lì che scorrevo così mentre titillavo il mio splendido dittino sui reels di Instagram. Ho visto questa ricetta e ho detto la voglio fare, perché è tutto ciò che mi piace, ovvero roba croccante, cipolla, gorgonzola. Ultimamente mi ci sono fissata per anni, mi facevo cacare, ora vivrei di gorgonzola. E divina, divina, secondo me. Poi bisogna vedere cosa viene a me, però a me pare divina. Occorrente 4 cipolle, sono diventate 3, molto bene. Dove cazzo è finita? Come faccio a perdere una cipolla così? Oh, mimmi. Noi a Genova diciamo ai mimmi, voi come dite quando, tipo issa, come dite voi dalle vostre parti? Poi, ciuffetti di gorgonzola, della marca Jim, famosissima marca Jim. Poi, zucchero di cane, zucchero di canna. Un zizzinin di burro, un zizzinin di rosmarino. Sì, le dosi sono tutte un zizzinin, tranne questo che ovviamente è la base pasta brisée rotonda del Carrefour. Questa è quella, non può essere altrimenti. Allora, praticamente dice di tagliare le cipolle e farle a rondelle giganti. Cioè, ora vi faccio vedere che cosa si intende per gigante. Oddio, sto già per piangere. Beh, ma per quello non serve la cipolla, basta che sfogli la mia vita. Molto bene. Magica, magica e li mortacci, quanto ce vuole per sbucciare sta cipo. Allora, praticamente una volta che abbiamo fatto la cipo, va tagliata circa così, a questa altezza, e sarebbe carino e dopo farle tutte della stessa altezza. Ci riuscirò, Chiara Mongi? No, riesco un attimino ad abbassarlo così magari vedete qualcosa anche voi. Molto bene, quindi poffi qua li taglio un po' il culo così sta in piedi. Quindi da una cipolla ne sono riuscita a fare 3, mi sa che forse servono ancora più cipolle. Lui aveva detto 4 cipolle, ma le sue erano più grandi, le mie sono mignon, sono mignotte. Ah, sto già piangendo. Allora, anche perché diciamoci, ce ne sto togliendo 6 kg, ma la parte fuori è brutta, un po' tipo me. Ah, avevo letto un reel che diceva, sì, avevo letto perché era solo scritto, che diceva per non piangere quando si taglia la cipolla c'era da fare qualcosa. Non me lo ricordo, cazzo, ti ho appena tagliato una cipolla, ci provo, non me lo ricordo più. Voi lo sapete che non è quello di tenere l'acqua in bocca, perché l'ho provato e non funziona, a parte che sono così, qui sembra uscita da un boccacche. No, si è sfaldata. Allora, così, 3, 4, 5 e 6 ne abbiamo, vedete? Molto bene. Poi, tanto già che li metto, quasi quasi li lascio direttamente. Questa secondo voi va in non lo so, non mi fido, l'ho messo in padella. Perché almeno evitavo di fare poi il travaso, ma fa niente. Allora, praticamente faccio una prova, però prima... Allora, qua stiamo a fare un casino come al mio solito. Riempio tanto la padella di zucchero di canna, perché va ricoperto il fondo di zucchero di canna. Non so perché di canna, c'era scritto così, e noi lo facciamo. Ciuffetti di burro. Lucchiti, blocchiti, puffiti, poffi, poffi e pappum. Direi che ci siamo. Ok, poi metto i dischetti di cipolla nella padella, così tanto calcolo quanti ancora me ne mancano, è perché proprio 13.000, quindi vedete. Pluppi, pluppi. Bene, con 2 cipolle praticamente non ho fatto manco un giro. Ne occorreranno 13.000 e va bene. Ah. Oh. Certo che sventolarsi con le mani di cipolle non è proprio la cosa più saggia. Cioè, non lo consigliano i team del Mensa. Oh, va.
Ok. Pallino, non rompere i coglioni, amore. Ok. Finora ho fatto questo. Manca mezza padella. Non ce la faccio più. Ragazzi, ma c'è gente che veramente taglia la cipolla senza avere problemi. Ma come cazzo fate? Qual è il vostro segreto? Io mi dispero. Tra l'altro la taglio malissimo, cazzo. Tutta storta. Ma sapete perché? Perché sto facendo di fretta, perché mi lacrimano gli occhi. E quindi è un patimento. Vedete? Manca ancora poco, quindi ne serve un'altra. Nel mio caso, se sono cipolle appunto piccole, ne occorrono 5. Vabbè. Se lo facessi ad occhi chiusi. Fatto. Sono disperata, vado a buttare le bucce. Ragazzi, vi prego, guardate come sono conciata. Ok, sopra mettiamo un filo d'olio. Il mio concetto di filo d'olio è questo, ok? E se occorre poi un po' d'acqua. Quindi le vado a mettere in padella fino a farle dorare. Ok, ecco qua in padella e ci va anche una spolveratina di miele che caramella il tutto. La cosa fondamentale, non vanno girate, cioè rimangono così. Io due colpetti di peppi glieli do. Come fa però a cuocersi da questo lato? Cioè, a me verrebbe voglia di girare. Secondo voi sbaglio? Io quasi quasi li giro. Meno male che ho detto che non vanno girati. Però scusa, ma qua non si cuoce, se no. Fatto. E secondo me è stata la scelta giusta. No, Appunto metto dei ciuffini di gorgonzola, che prenderò ovviamente a mano, perché non so come fare se no con una sola mano. Quindi Fluffi. Tutti li stanno venendo, mi sembra ovvio. Basta un attimo il fuoco, perché non è che mi stai facendo tanto quel lato nero. Ok, poi pezzetti di rosmarino. Però fare tutto con una mano è impossibile, cazzo. Già non ci riesco con due. Ok, questa è un'operazione difficile, infatti l'ho posato lì. Praticamente bisogna mettere la pasta brisè sopra. Oddio, è troppo grande, cazzo. Appiccicarla bene alle cipo e dargli anche il bordino, quindi secondo me viene una cacata. Lo so che lo state pensando anche voi, perché siete delle brutte persone. Poi si buca. Lasciamo un po' così e poi devo fare il passaggio finale, ovvero metterlo in forno. Quasi quasi lo metto nella friggitrice ad aria. Ecco, la caccata finale sarà proprio quella. Diamogli una massaggiata. Ok, it's the time of fallimento, perché devo fare così. Oh mamma, e voilà. Dimmi che va. No, si è capottata, cazzo. No, mi si è capottata. Come ha fatto quello stronzo?
Vediamo se riusciamo. Oh. Vabbè, è una tarte tatin un po' special. E come potete vedere è molto bella. Darà un po' di croccantezza a questa meraviglia. No, perché vi spiego, la ricetta originale prevedeva che la padella andasse in forno, ma io non ho padelle col manico di ferro, e lui nei commenti suggeriva che se non avevi la padella col manico di ferro potevi fare questo travaso. Il bro non ha calcolato sta cosa, me sa. Però forse lo sto un po' aggiustando, eh? No, non è vero. Lo sto aggiustando un cazzo. Sembra vomitata dai cani. I mortacci dei Pippo. Palino, levati dai coglioni che è un momento difficile, eh, mamma? Ok. L'odore è buonissimo, ma ha un aspetto del merda. Però magari una volta cotta, poi chi se ne frega. No? Ma sì, ora la metto in forno e poi vi faccio vedere il risultato di questa merda. Questa è tarte merdin. Allora, io spero che l'audio di questo video sia decente, perché mi sono resa conto che in alcuni video si sente un po' metallico per colpa del reggitelefono, che è una merda, quindi dove c'è il microfono tocca su una roba di metallo e si sente... Se fosse così, insomma, sti cazzi. Per come siamo partiti, secondo me, è venuto fin bene. Ora brucia. Aspetta, tiro un attimo su. Non è manco malissimo, cioè, sembra nera da lì, ma vi giuro che è solo caramellata. Non sembra malissimo, vabbè. Comunque ci mettiamo altre gocce, sempre preso con le mani perché è tutto molto bello, di gorgo. Non è una mia scelta, c'era proprio scritto, lo giuro. Che schifo. Ovviamente se la facessi per qualcuno le mani, prima me le sparerai nel culo, ovviamente. Pensavate dicessi me le pulisco. No, no, no. Ok. E il rosmarino, che ovviamente... ok, e qua. Rosmarino. Oddio, sapisci che ha le mani smerdate, molto bene. No, cazzo! Chiazza marcia. Ok, e ora appena mi pulisco le mani, un po' di sale. Il sale nella ricetta originale non l'ho visto. Io sono sfatta come se avessi pianto 6 mesi. In realtà è colpa di 6 cipolle del merda. Però secondo me ci va, perché è tutta roba dolcissima. Quindi mettiamo un filo di sale. Tagliamo una fetta. Prendiamone una. Se esiste una fetta, perché secondo me c'è tutto tranne che una fetta. Non è propriamente una fetta, ma assaggiamo. No, raghi, se avete una padella di ferro potete metterla in forno senza dover fare la capovoltura. Ho trovato un modo per non farlo spappolare, forse bastava aspettare un attimino che si indurisse di più la base senza girarla quando era ancora molla, la butto lì. Però avevo l'ansia che sotto si bruciassero le cipolle. Ma che buonissima. Cazzo. Sapore 10, assolutamente divina. Ecco, consistenza un po' come la walla la mia, ma un po' schifo di consistenza. Cipolle rosse caramella, il miele, il rosmarino, quindi dà quel tocco un po'. Sembra Virginio Massari con l'ultimo boccone. Ora, nonostante la consistenza sia una merda, io lo ritengo esperimento assolutamente riuscito, perché buone rima, questo tutto c'è da fine. Ragazzi, non riesco a fermarmi, è buonissima. Mamma mia.
Mamma, buonissima. Cosa?